Mi chiamo Valentina, ho 25 anni e faccio danza perché adoro farvi del male. Bravo! Grazie. Da quanto tempo studio? Da 14, 13, 14 anni. Sei contenta di farlo? Sì. Cosa pensi di raggiungere? Ma proprio niente, per il piacere di farmi solo del male. Cosa fai? Studi anche qualche altra cosa? No. Non studi? Sono una ragioniera diplomata. Brava. La prossima? Vediamo Olimpia, ho 20 anni e studio da 14 anni. E sto qua perché mi interessa tutto quello che riguarda la danza, quindi in generale. Studi da 14 anni? Sì. E quanti anni hai? 20. 20. E cosa ti aspetti? Guarda, a me interessa solo fare quello che mi piace. Ok. Poi dove arrivo e nell'altro. Quindi se non vuoi farlo per lavoro. Mi piacerebbe. Ti piacerebbe o vorresti farlo? Vorrei, cioè sto aspirando a fare quello. Okay. Prossimo. Mi chiamo Alessandra, ho 25 anni, studio da non ricordo quanto. Sto studiando per diventare insegnante, mi auguro. Sono qui per arricchire comunque il mio curriculum, il mio bagaglio e penso che ogni esperienza sia importante per una ballerina. Ragazzi, quando parla una ragazza o qualcuno non mi piace che gli altri parlino, perché questo è mancanza di rispetto mentre uno parla, quindi per favore quando uno sta parlando non parlate di studio. Anche adesso quando farò gli esercizi bisogna essere concentrati, ci devo divertire, però non mi piacciono, cioè che mentre Alessandra stava parlando, altre due ragazze stavano parlando, non mi piace. Questo è mancanza di rispetto. Prossimo? Io. Allora, sono Alfonso, vengo da Lioli, ho 13 anni, faccio danza da 8 anni. Non lo so. Ti piace fare danza? Cosa senti quando balli? Non lo so, cioè mi piace basta. Appunto. Cioè. E quando a che età hai iniziato? 4 anni e mezzo. Ok. Vorresti fare il ballerino quindi di professione? No, voglio diventare maestro di danza. Ok. Prossimo. Sono Carmen, ho 17 anni e faccio danza da 13 anni e aspiro a diventare insegnante, cioè fare qualche corso. Ok, cioè nessuno più vuole fare il ballerino a te, non so se fa. Ok, e siamo avanti. Allora, mi chiamo Rossella Ferrara, vengo da Mariuri, ho 20 anni, ho cominciato a fare danza all'età di 5 anni, quindi faccio danza da 15 anni più o meno. E quest'anno sono entrata all'Accademia del Teatro alla Scala per insegnare i 2 anni dell'Accademia. Cosa dire, cioè, sei qui per allargare le conoscenze, perché comunque nella danza bisogna sempre studiare e imparare. Poi sono giovane, quindi... Quanti anni hai? 20. Prossimo? Io sono Chiara, ho 21 anni, vengo da San Giorgio a Cremano, faccio danza da 13 anni e sono qui perché penso che ogni opportunità è buona per appunto arricchire sempre di più un po' le tue conoscenze, il tuo lavoro e il tuo bagaglio. Sono Mattia, 18 anni, vengo da San Giorgio a Cremano, faccio danza da 13 anni e sono venuto qui per ampliare il mio bagaglio sulla danza, che si mette mai imparato. Ok. Io sono Sharon, ho 23 anni, faccio danza da 10 anni. E sono qui perché penso che sia giusto uscire fuori e vedere veramente come funziona il mondo della danza, non restare all'interno comunque sempre dello stesso contesto. Brava. Mi chiamo Maria Assunta, ho 16 anni e faccio danza da 12 anni, però la vera danza la studio da 3, perché ho cambiato scuola. Sogno di diventare una ballerina, di entrare qualche compagno. Sono Federica, ho 16 anni e sono danza da 11 e sono qua per comunque fare un'esperienza, perché sono fare un'esperienza e
Federica. E ho quanto studi? 11 anni. Ho iniziato da 5 anni e mezzo. Dove? Casoria, poi insieme, ho cambiato scuola con lei, siamo 15 anni che faccio la danza da 3 anni. Mi chiamo Alessandro, 17 anni, faccio danza da 8 anni. E comunque sono qua per fare questa esperienza perché comunque bisogna approfondire sempre gli studi e diventare sempre. Ok, perché hai iniziato a fare danza? Cosa? A me è iniziato tutto per gioco, anche perché quando ero piccolo piaceva sempre balotente. E mia mamma mi portò in questa scuola di danza per provare. Quanti anni hai? Io ho 17. Mi chiamo Ilaria, ho 19 anni e faccio danza da 13 anni, 14 anni circa. E sono qui per approfondire la conoscenza della danza classica. Alla fine ho iniziato danza quando avevo 4 anni e ho iniziato un po' per gioco, perché comunque quando si è piccoli si porta un po' la mamma in giro per vedere che attività fare. Poi piano piano si cresce, non diventa solo un'attività, ma diventa proprio una vera e propria passione, perché alla fine cioè, la danza non è una semplice attività come tutti pensano, ma in realtà è una vera e propria passione, cioè io la vedo proprio come il mio quotidiano, anche se sicuramente non diventerò ballerina, perché comunque la ballerina... Perché sicuramente non diventerai ballerina? Perché secondo la mia mentalità la ballerina di avere certi canoni. Quanti anni hai tu? 19. E per me, cioè, proprio perché io adoro la danza classica. Lo fai per hobby, quindi, o lo fai seriamente? No, lo faccio seriamente. Però, cioè, aspiro per diventare un insegnante di danza, perché comunque trasmettere l'amore agli allievi e, cioè, lo ritengo più per me che, cioè, non so cosa spiegare. Cioè, non ho spiegato. Sono Giuliana, 22 anni, sono qui perché la danza è quello che mi piace fare, è una passione, quindi la curiosità per me è fondamentale, quindi scoprire cose, fare esperienze, allargare gli orizzonti, quindi uscire dal comune, dal tuo. Gli 8 anni e sono qui perché volevo fare questa esperienza e per mettermi in gioco, per conoscere anche altre persone. Molto bene conoscere altre persone. Mi chiamo Francesca, ho 14 anni e faccio danza da 7 anni. Sono qua perché comunque mi sembra giusto lavorare sempre di più per nuove esperienze, comunque spero di diventare qualcuno. Da quando studi? Da quanto tempo studi? Da quando avevo 7 anni. Ma dove? Dove sempre? A Salerno. E in che scuola c'è? È di Irene Poli. Io sono Cristina, ho 16 anni. Per questo quanto non ci sono. Quando hai fatto 16 anni? Quando avevi quanto questo sono? L'anno scorso, da dicembre l'anno scorso, quindi a 17. E studio danza da 11 anni, sono dall'anno 11 anno. Ho iniziato danza più che altro perché ero innamorata del sogno. Vedevo diversi film per non smettere di sognare quando ero bambina. Quindi mi hanno trasmesso la voglia di mettermi in gioco, di sognare. Quando ero piccola poi mia mamma, giustamente, essendo ignorante, mi iscrisse all'epoca su questo argomento. Mi iscrisse a una scuola di danza ritmica, cioè di ginnastica ritmica. Quindi sei sciolta? No. Dopo un anno lasciai perché... Non eri sciolta? No, non perché non ero sciolta. Quando ero bambina sì, adesso mi sono un po' più. Lasciai perché non era quello che vedevo in televisione, quello che mi dava le stesse emozioni che mi trasmetteva la televisione. L'anno dopo cambiai scuola e adesso studio da questa mia insegnante da 10 anni. Ok. A 14 anni c'è il liceo, sono andata al liceo coreutico proprio perché volevo fare più ore di danza, non mi sono mai bastate, quindi sperando che a breve mi andrò lontano. Che
cosa vuoi raggiungere? Cosa vorresti? A me piacerebbe danzare, però tutto ciò che riguarda la danza non mi dispiacerebbe, assolutamente. Vorresti fare classico proprio? Sì, mi piacerebbe classico, però so che comunque sono abbastanza anziana, tra virgolette. Quanti anni hai? 16, forse 17. Sono Agostina, 14 anni, e studio danza da 8 anni. E prendo questo sport perché ero la stessa mia voce sin da piccola e non ci vuole. Ok. Io sono Alza, 16 anni, faccio danza da 10 anni e sono qui da sono Marianna, 19 anni e studio danza perché sono sempre rimasta affascinata da questa disciplina, perché tra l'altro c'è cioè, più una prima disciplina. E studio per, sarò qui oggi per ampliare il mio quadro culturale. Brava. Vai. Sono Aurora, 17 anni e studio da 14 anni, cioè iniziato quando avevo 4 anni. E soprattutto per fare più esperienza, cioè per mi sento di più. Mi sono Michela, ho 17 anni, studio danza da circa 4 anni. E sono qui per potermi confrontare con le altre ragazze e imparare sempre cose nuove. Bene. Sono Annalisa, ho 16 anni e pratico danza da 12. Sono qui perché mi piace studiare e faccio danza più che altro perché mi piace informarmi delle regole e quindi mi piace la disciplina che impone la danza. Bene. Sono Erika, ho 17 anni e faccio danza da 12 anni. E sono qui per fare questa mia esperienza. Benvenuta. Sono Chiara, pratico danza da 12 anni e sono qui perché penso che nella danza non si può scegliere imparare e penso anche che la danza non sia uno sport ma anche una passione che richiede molti sacrifici, però penso anche che questi sacrifici non provengano i più pesanti. Sono Stefania, ho 24 anni e studio danza da circa 16 anni. Sono qui perché è sempre bello imparare cose nuove e mi piacerebbe sia continuare a ballare che insegnare. Sono Katia, ho 22 anni e faccio danza da 16 e la pratico perché è una delle mie passioni. Regina, ho 23 anni e... Regina? Sì. Ma no, del nome. Faccio danza da 10 anni e ho iniziato a ballare con i miei genitori, ero bellissimo. Sono qui per fare una nuova esperienza perché non si finisce mai di fare. Poi ci sono i due e Giovannotti. Noi siamo fuori concorso. Va bene, io sono Antonello, ne ho 35. Ho cominciato a 15, quindi il corso lo fate voi. E niente, faccio il danzatore contemporaneo, però ho sempre avuto una grande passione per la danza classica. Okay. Quindi... Però io devo dire dove... Tocca. Simone, o quanti anni mi dai? faccio anche io una missione. Bene. Di tutto. Ci divertiamo. Benvenuti. Ragazzi, scusatemi se io non mi ricordo i nomi di tutti, però fammi guardare il nome, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 a destra, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, questo, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, non così, 5, 6, 7, 8, avanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Cioè, ancora una, due, quattro, queste sono qui a 8, davanti, seconda, con tre, la prima, sono qui dati tempi, la disposizione. Allora, una cosa che come vi sentite per l'elastico? Ha fatto un po' effetto o non ci siete viste? Sentite un po' più alle oltre, da qui. Thank you.
cambia, cambia, ta, 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 non cambia, cambia, ta, 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 cambia, 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 stop. Uno, due, non cambia, due avanti, una croce. Due avanti, due, che fammi vedere. Fai del 5. 5, 5, 6 più 5, 6, 7, 8. Sto facendo i ripetizioni. Ragazze, cercate
3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, e 6, 7, e 8, e 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, questo è 1, questo 5, e 3, questa cosa voglio vedere, questa cosa, non questa, questo è slancio, questo slancio andrò tac tac, grazie, quadrare la mano, poi andrò verso la sbarra, verso il centro, mi devo sveglia, stai, andrò. Da qui parto con la testa, subito, vado giù, sento la gamba, stendo, piego, stendo, alla destra, alla lì, sto 4-5 denti, spaccata, risalgo, sinistra. Ciao, tutto chiaro? Domande? Ripeto, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 e 5, 7, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 e 5, 7, 7, 8, tanti e, avanti, tanti e, tanti, sai, fuori, sei in più, giù, lì, sto, giù, sto, salgo giù, cambio, da qui alla testa, panché, piego, stendo, da qui voglio vedere questo ragazzi, che vi prendete la caviglia e spingete bene il naso vicino al ginocchio, salite, quinta, spaccata, la spaccata deve essere controllata quando vado giù, non, ok? Thank you.